Grazie. Grazie. Senti, un'ultima domanda sul costo della benzina. È aumentato a 2 euro, il suo governo aveva promesso di diminuire le accise. È una cosa che potrà avvenire? Allora, noi non abbiamo assolutamente, l'anno scorso quando abbiamo fatto la manovra economica abbiamo scongiurato l'incremento delle accise, abbiamo scongiurato l'incremento dell'IVA. Noi lavoriamo per non precipitare il paese in un clima di austerity, che ovviamente è un clima che soffocherebbe la crescita economica. Come sapete, ieri abbiamo lavorato sino a mezzanotte, ci siamo confrontati, è venuto fuori anche a tratti vivacemente, ma come è normale che sia quando si hanno differenti opinioni, siamo confrontati sulle misure del decreto crescita e abbiamo varato, se lo leggete sono mi pare 45 articoli, è un corposo strumento normativo che assolutamente favorisce il rafforzamento delle imprese, favorisce le piccole e medie imprese, anche le più grandi, sicuramente le consente loro di poter essere più competitivi anche nei mercati globali. Ci sono una serie di misure veramente, sono numerose, sono corpose, sono molto incisive nel decreto crescita. Dispiace che abbiamo finito tardi, non l'abbiamo potuto anche efficacemente comunicare, ma adesso che lo conoscerete veramente vedrete che ci sono tutti gli strumenti per una crescita economica e uno sviluppo sostenibile. Dobbiamo lavorare a quello.